Quando si congiungeranno alla boa in fondo al lago. Avete sentito Fabiana che non è qui per passeggiare, ha detto voglio un altro titolo italiano alla vigilia dei imminenti giochi olimpici, sarà battaglia da... ad accogliere l'uscita, non mollano tutti insieme con un grande obiettivo, il titolo italiano assoluto 2000. Una disciplina, una specialità, uno sport davvero molto faticoso. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere, perché è facile parlare di Fabiana, ma dovremmo applaudire tutti coloro i quali arriveranno. C'era questo tentativo di andare, ma direi un'ottima gara, una gara tirata fino all'inizio, anche perché infatti abbiamo tirato fino alle prime bracciate del moto, poi siamo usciti, abbiamo fatto una differenza abbastanza sostanziale in bici, perché comunque abbiamo iniziato
a portare via la fuga fin dall'inizio. Non ci siamo riusciti fino al terzo giro, infatti ho provato in salita e sono riuscito a fare la differenza. Siamo andati via io, Giulio Molinari, mio compagno in squadra, Jonathan Ciavatella e un altro Cremone Stradivari, e abbiamo fatto la differenza prendendo un minuto, e poi da lì ho corso e ho incrementato il mio gap. Sono arrivato all'arrivo con il mio quarto titolo. Più tardi Alessandro Fabiani, sicuramente, anche perché fa ben sperare verso Londra. 52 minuti e 26 secondi. Adesso sì, abbiamo prima Hamburgo prossima settimana, che sarà una tappa MCS, e poi andremo a Londra direttamente con partenza il 31 di luglio e ritorno dopo la cerimonia di chiusura. 24 secondi. Ma saremo io e Davide Uccellari, grande ragazzo che sta crescendo, è più giovane di me, e questo weekend sarà a Tisza Varos in Ungheria per una Coppa del Mondo, e gli faccio un bocca al lupo per far bene.